Buonasera, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di Chrome TV, un'edizione speciale quasi interamente dedicata ai fatti di Barcellona. Alcuni cremonesi sono scampati miracolosamente all'attentato per una manciata di minuti. In questo servizio Chrome TV vi racconta com'è andata, ma non vedrete immagini di morte e di dolore. La copertina. In redazione sono arrivate immagini agghiaccianti di chi ha girato pochi istanti dopo la strage di Barcellona e i corpi straziati a terra. Non ve le mostriamo per rispetto del dolore dei familiari, del buon gusto, ma anche della volontà di non piegarsi alla vile logica del terrorismo. Mentre vi raccontiamo dei cremonesi scampati all'agguato per una manciata di minuti o dei due connazionali invece purtroppo caduti sulle Ramblas, dei 13 morti, dei tanti feriti, vi mostriamo invece la Barcellona che amiamo, la Barcellona che vogliamo, la Spagna, l'Europa che speriamo, che sappiamo non si arrenderà al terrorismo e alla paura. Barcellona vive oggi più che mai, oggi che siamo tutti spagnoli come siamo stati inglesi, francesi, tedeschi, belgi, oggi che ci dobbiamo ricordare che siamo cittadini del mondo e responsabili di quello che potrebbe diventare. E torneremo, come vi abbiamo detto, a parlarvi di Barcellona fra poco nel nostro TG. Intanto le alte temperature che l'ennesima ondata di caldo africano hanno portato sul nostro territorio in questi giorni avvelenano l'aria. Vediamo. Le alte temperature che l'ennesima ondata di caldo africano hanno portato sul nostro territorio in questi giorni non aiutano la qualità dell'aria che respiriamo ormai da troppo tempo, assestata su valori di mediocrità. Nei dati di ARPA Lombardia, il livello di ozono supera stabilmente il valore obiettivo, mentre si attende con ansia qualche perturbazione di rilievo che possa migliorare la situazione negativa di queste settimane. Temporali e aria fresca sono attese per la serata di domani, sabato, ma si tratterà comunque di una rinfrescata passeggera. L'estate infuocata e i suoi effetti negativi sull'aria che respiriamo sono ancora allontanati da lasciare spazio ad un miglioramento significativo del livello di ozono. Via Giordano a Cremona è sempre più invivibile tra incidenti, cantieri e viabilità difficile. Cresce la protesta dei residenti. Sentiamo. Cantieri, deviazioni, viabilità critiche, cosa peggiore di tutto, incremento degli incidenti. L'ultimo in ordine temporale ieri che ha coinvolto 3 macchine, fortunatamente con danni gravi alle cose, ma non alle persone. Via Giordano è sempre più invivibile, la protesta di residenti e automobilisti ricomincia a montare, sostenuta da una serie di statistiche tutt'altro che confortanti. Da tempo ormai chi vive su questa, che è una delle arterie più trafficate della città, chiede a gran voce soluzione ad una viabilità caotica, spesso confusa da deviazioni e sensi di marcia invertiti. Causa lavori e ora resa estremamente pericolosa dagli incidenti in continua crescita, in attesa come sempre di risposte e soluzioni. Torniamo ai fatti dell'Italia e del mondo. Nessuna conferma ufficiale dalla Farnesina, ma è sicuro che il nostro concittadino è morto, lo ha detto il sindaco di Legnano, Giambattista Fratus, in una conferenza stampa convocata a Legnano sulla scomparsa a Barcellona di Bruno Gulotta. Il sindaco ha parlato di una giovane vita spezzata in modo assurdo. Intanto emerge che Gulotta sulle Ramblas ha appena fatto in tempo a mettere in salvo i figli prima di essere ucciso. Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, dopo i tragici fatti di Barcellona, ha convocato una riunione straordinaria del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo per questa mattina alle 11 al Viminale, presenti i vertici delle forze di polizia e dei servizi di intelligence. E una donna ferita questa notte dai terroristi sul lungomare di Cambrils è morta in ospedale, lo riferisce la polizia. I 5 terroristi sono stati invece uccisi proprio dalle forze dell'ordine. Il bilancio provvisorio delle vittime dei 2 attentati di Barcellona e di Cambrils è ora di 14 morti e più di 100 feriti. E una cellula terroristica di 8 persone sarebbe stata coinvolta negli attacchi di ieri a Barcellona e Cambrils, quanto ritengono gli inquirenti spagnoli. Secondo una fonte giudiziaria, la cellula pianificava di usare bombole di gas che, secondo il Daily Mail, dovevano essere caricate su un furgone utilizzato nell'attacco sulle Ramblas. Si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale, quasi totalmente dedicata ai fatti di Barcellona. Nel weekend spazio alle good news, mentre con il TG di Chrome TV torneremo come sempre lunedì. A tutti voi un buon fine settimana. Arrivederci.